L'obiettivo di una crescita sostenuta, stabile e duratura richiede investimenti produttivi e redistribuzione. Non ci sono scorciatoie. Bisogna agire sulle leve delle infrastrutture, delle politiche industriali e del lavoro, di una fiscalità capace di rilanciare capitale produttivo e consumi dove maggiori sono le potenzialità di crescita. La CISL chiede un netto cambio di marcia nelle politiche economiche del governo, con misure e risorse adeguate nel decreto crescita e nello sblocca cantieri, già troppi ritardi. Lo ha detto Luigi Sbarra, segretario generale aggiunto della CISL, a margine del convegno Il nostro progetto per la Calabria, organizzato dalla CISL regionale a Lamezia Terme. C'è una sola via per aiutare il paese a ripartire, che è quello di agire sulla crescita, sugli investimenti pubblici e privati, sbloccando le tante infrastrutture, aprendo cantieri, sostenendo una nuova visione di politica industriale e facendo grandi interventi sull'innovazione, sulle competenze, sulla formazione, sulla ricerca. Sono queste le condizioni che stiamo chiedendo al governo, di cambiare sostanzialmente passo, di modificare un'impostazione di politica economica che nella legge di bilancio è stata tutta centrata per finanziare spesa corrente e misure assistenziali. Ci sono le condizioni per ripartire attraverso il dialogo, il confronto, se si aprisse una stagione di vera concertazione finalizzata a mettere in campo un grande patto nazionale per la crescita economica, per lo sviluppo e il lavoro. E il Mezzogiorno ha una ragione in più ad essere preoccupato, perché qui ci sono diseconomie strutturali che si aggiungono alle difficoltà che il Paese sta vivendo. Ecco perché bisogna rimettere in priorità i temi del lavoro, i temi della crescita, dello sviluppo, di una politica di coesione nazionale che faccia leva sulla ripartenza del Mezzogiorno. Il 22 giugno CGIL e CISL UIL saranno a Reggio Calabria per una grande manifestazione nazionale che ha l'obiettivo di riportare il tema della vicenda meridionale in cima alle priorità da affrontare e risolvere. Saluto positivamente l'accordo tra privati sul porto di Gioia Tauro, mentre il governo deve fare ancora la sua parte. Così il presidente della regione Mario Oliverio, a margine di un incontro a Lamezia Terme, ha commentato le ultime vicende che hanno riguardato il porto di Gioia Tauro, con l'acquisizione del controllo da parte di MSC e la visita ieri del ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli. Noi abbiamo bisogno di risposte. È stato importante che i due privati abbiano trovato un accordo, perché questo consentirà al porto un forte impulso. Il fatto che ci sia un grande armatore che adesso, come MSC, che adesso gestirà la movimentazione dei container è di fondamentale importanza. È un fatto positivo, però il governo deve fare la sua parte, deve farla attraverso lo sblocco delle risorse che sono state già programmate da tempo, da oltre 2 anni per Gioia Tauro, deve farlo attraverso la revisione di quanto ha fatto 10 giorni fa, quando sottoscrivendo gli accordi con un grande paese come la Cina ha tagliato fuori Gioia Tauro e ha tagliato fuori la portualità del Mezzogiorno. Quindi io mi aspetto risposte e non appunto propaganda. Io mi auguro che il Consiglio dei Ministri sia un'occasione per dare risposte concrete su queste questioni e non e tante altre e non sia, diciamo, una parata, una propaganda. Lo dico questo perché ritengo che questa regione ha bisogno di fiducia e la fiducia viene se ci sono risposte concrete e non la riproposizione di beffe di cui ne siamo abbastanza, come dire, carichi.
Bisogna scaricare sul territorio 26 miliardi di risorse per le opere pubbliche e le infrastrutture. A dirlo è stato il presidente di Unindustria Calabria, Natale Mazzuca, intervenendo a un dibattito organizzato dalla CISL Lamezia Terme. Se guardiamo i dati dell'Ocse e dell'Istat diffusi in questi ultimi giorni, vediamo, ha sostenuto Mazzuca, che è un bollettino di guerra. Dico un dato: dal 2000 al 2017 il Mezzogiorno ha preso il 50% delle risorse ordinarie. Abbiamo avuto solo risorse aggiuntive, quelle dei fondi comunitari, ma quelli servono per colmare il gap di competitività col resto d'Europa. Per fare le strade, per fare gli ospedali abbiamo bisogno di risorse nazionali. Il prossimo sabato all'Imbrunire, intorno alle 19.30, l'amministrazione comunale di Cosenza, guidata dal sindaco Mario Chiuto, consegnerà alla città e alla Calabria il planetario più imponente e innovativo d'Italia. Intanto sono già state programmate una serie di attività per il mese di aprile. Un ciclo di conferenze scientifiche e Lectio Magistralis anticiperanno infatti l'apertura a pieno regime, che sarà il prossimo mese di giugno per il pubblico e da settembre per le scuole. Il planetario sarà intitolato all'astronomo cosentino rinascimentale Giovan Battista Amico, mentre la piazza antistante, che è in fase di procedura d'appalto, prenderà il nome dell'astrofisico Stephen Hawking, recentemente scomparso. Va sottolineato che questo avveniristico progetto per architettura e contenuti era stato pensato nel 2002, ma solo adesso vede la luce. La serata inaugurale, prima e dopo il taglio del nastro, sarà accompagnata da uno spettacolo di luci, musica, teatro e colori. Il sindaco Chiuto invita tutti i cosentini, i calabresi e i visitatori a partecipare a questo momento di festa collettiva che restituisce un altro pezzo di città alla vita e alla fruizione sociale. Infine, per godere appieno della cerimonia di sabato, si consiglia di arrivare nella zona a piedi o utilizzando il servizio specifico dell'Amaco, essendo l'area inibita alle autovetture. Il ponte di Calatrava sarà un bel punto d'osservazione e per l'occasione sarà parzialmente chiuso al traffico veicolare. Un uomo di 50 anni, Luigi Squillace, è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto a Catanzaro, nel quartiere Santa Maria. L'uomo era alla guida di una Opel Astra e stava percorrendo via Magna Grecia quando ha perso il controllo ed ha sbattuto violentemente contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, vigili del fuoco e un'ambulanza, ma per il cinquantenne non c'è stato nulla da fare. Hanno abbattuto 6 pali della Telecom, probabilmente nel tentativo di rubare i cavi in rame. È accaduto la notte scorsa alla Lamezia Terme, in via Madre Teresa di Calcutta, dove la linea telefonica è stata fortemente danneggiata. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, che ha trovato i 6 pali danneggiati, 2 di questi tagliati alla base. Chiusa al transito la strada sino al termine delle operazioni di messa in sicurezza, in quanto uno dei pali, situato al margine della carreggiata, era piegato, creando una situazione di pericolo per la pubblica incolumità. L'ipotesi più accreditata è proprio quella del tentativo di furto dei cavi in rame. Si intitola Calibro 9, il film è diretto da Tony D'Angelo, che in parte sarà girato a Catanzaro dal prossimo 24 giugno. Si tratta del prosieguo di Milano Calibro 9 di Fernando Di Leo. La pellicola verrà realizzata tra Catanzaro, dove la troupe sarà impegnata per le prime 2 settimane, ovvero dal 24 giugno alla prima settimana di luglio, poi ancora Milano ed Anversa. L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa alla presenza del produttore Gianluca Curti e di Gianvito Casadonte, che ha avuto un ruolo attivo in qualità di sovrintendente del Teatro Politeama e direttore delle Magna Grecia Film Festival. E quindi questa è una grande opportunità per Catanzaro, per la sua provincia, per la popolazione, per i nostri attori, i nostri talenti. Sono felice di essere riuscito a coinvolgere e convincere il mio amico Gianluca Curti a venire a Catanzaro. Non ci è voluto molto, perché è un caro amico, perché ama la nostra terra, e sono convinto che questa collaborazione continuerà.
Le riprese del film creeranno ovviamente di riflesso un indotto notevole. Dobbiamo essere fieri di capitalizzare questa occasione anche per promozionare la città oltre i confini nazionali, ha detto il sindaco Abramo. Se il ritorno economico poi è enorme, perché non hanno chiesto nessun finanziamento, il ritorno è enorme, ci saranno 70 persone che gireranno per una settimana, 10 giorni e che occuperanno sicuramente alberghi, ristoranti, ma soprattutto la possibilità di scegliere degli attori locali. Ma ci fa capire l'importanza di quanto veicolare questo messaggio all'esterno possa farli conoscere questi scorci. Ovviamente anche ciò vale per gli scorci del mare, perché faranno delle riprese in acqua, e far passare questo messaggio che la nostra terra ha anche delle bellezze che non sempre vengono a essere conosciute con questa facilità diventa un messaggio di diffusione turistica e culturale potentissima. In Calabria esistono paesaggi fantastici, noi proveremo a valorizzarli ulteriormente, ha affermato il produttore Curti ai microfoni di RTC. Qui molti artisti stranieri decidono di venire a vivere per l'incredibile varietà dei luoghi a stretta distanza mare e montagna. Gireremo nel centro storico di Catanzaro, ma anche nel quartiere Marina ed in altri luoghi. Emergerà il fascino di campagne e tramonti tipicamente calabresi. La trama è la trama di un giovane avvocato quarantenne di Milano, della Milano da bere di oggi, molto ricco, un po' annoiato. Per cercare di diventare ancora più ricco e togliersi un po' dalla noia, che cosa fa? Scorgere con una sua bellissima amica, che era un mago dei computer, un colpo grosso, una società finanziaria lussemburghese. Rubano in maniera così, loro pensano brillante, 100 milioni di euro, solamente che non fanno i conti con il reale proprietario di quel conto corrente lì, che è uno che certamente non si fa sfidare 100 milioni senza reagire. Da lì in poi inizia una caccia all'uomo molto veloce, un grande film d'azione fatto da un grande autore, e quindi un film che non annoierà, con continui colpi di scena.